una pietra in bagnetto, fa la cadenza, io gli strappo una regina. Però prendere visione di quello che potrebbe essere un nostro aiuto è importante. Ha gli orecchini, mi vuole baciare, mi ha preso perché ti vuole far questo. Faccio questo, non vado soltanto a picchiare sulla gola, parliamo di qualcosa, di una difesa, non creiamo criminali, parliamo di una difesa per qualcosa che è importante, la salvaguardia del proprio, della propria persona, ok? Io nei corsi di aggressione dico sempre, ma saresti in grado di mettere un dito completamente nell'occhio a una persona? Solitamente chiunque di noi no, ma se sta toccando il nostro figlio, figlia, se ci sta violentando, quando andiamo a toccare certi argomenti, il nostro io cresce e siamo in grado di fare tutto, perciò tutti abbiamo delle possibilità. Lui ha detto una cosa, il nostro allenamento è abbastanza intenso. È ovvio che quello che può fare lui non faccio io, non facciamo delle gare, ognuno ha una fisicità diversa, ha un'età diversa, perciò anche questo va valutato. Se io di fronte a una persona con il coltello, che vedo che quando mi sono avvicinato non è drogato, è sano, è bello reattivo, ho la porta lì, scappo? Diceva, ci raccontano lì, scappo? Quanti anni ho io, quanti anni ha lui? Se era drogato sì, tra 10 metri lui mi riprende e io non combatto più, ok? Perciò quel poco di benzina ormai sono costretto, se mi vuole dare una coltellata perché gli ho dato lo schiaffo, sono costretto a combattere. Se devo andare a minacci, la bina gli do tutto e finita lì, se ci vuole camminare, se vuole qualcos'altro è ovvio che è diverso. Mi trovo una persona, il più piccolo di mio padre, diciamo, mi trovo una persona più grande, potrebbe essere in sovrappeso, potrebbe essere drogato, scappo? Sì, non è che scappare è da tardi, io porto a casa la mia vita, perciò scappare non è da tardi. E l'ultima cosa che voglio aggiungere, abbiamo visto dei scenari in cui sono in questa maniera, potrei trovarmi in ginocchio, ho l'avversario, soprattutto quello dell'avversario sopra, in mezzo alle nostre gambe. Dobbiamo domandarci perché mi trovo l'avversario in mezzo alle nostre gambe, cosa ho sbagliato prima. Quella, parlavamo con Gianmarco, ovviamente con Alessandro, che sono pratici di certe cose, non perché fanno la pensa, ma perché vedono in questo mondo, ci si affacciano per lavoro tutti e due, chi protegge e chi la presta, ci abbiamo. Purtroppo quel tipo di violenza lì è più una violenza domestica che una violenza, nessuno vi violenterà dentro una discoteca sopra in quella maniera lì, o in un parcheggio su una macchina, o dentro una macchina è scomodo venire sopra in quella maniera, a meno che non ha avuto tutto il tempo, ma una violenza fatta lì in quella maniera, o sono una pazza che va a correre da sola a Castelfusano e allora probabilmente vi butta a terra e vi violenterà in quel modo, oppure è difficile trovare quelle persone, è più probabile che trovate quella da dietro, ok? Meno probabile, parlavo con Alessandro, i casi in cui la donna è in ginocchio davanti a noi, ok? Sempre per una questione di violenza, però purtroppo sono casi in cui capitano, ma devo rendermi conto di che cosa ho sbagliato prima. In un bagno della discoteca non vado da sola. A correre in pineta non ce l'ho, vado sul mare, me ne ricordo, corri in una parte, vai con 3 persone a correre, non isolati, cioè la prevenzione è quello che, al di là del fatto di quando possiamo essere prede vulnerabili, perché sto rientrando dal lavoro, vado al lavoro, esco a una certa ora della mattina, cammino per strada perché sono andato a una semplice festa, però quando posso fare prevenzione di fronte a certe cose, parlo della discoteca perché insomma credo che chiunque, no, scelta giovanile, ci vada in un locale notturno, anche se non si è scuola. Perciò questo è quello che c'è di sbagliato. Che cosa ho sbagliato prima? Se mi trovo uno con un coltello alla gola, non è che cammino per strada, questo arriva, corre, senti, aspetta, scusa, che ho un coltello alla gola. Probabilmente mi è venuto a violentare perché mi è venuto a rapinare perché ha visto che c'è qualcosa. Io faccio sempre esempio di questo passaggio qui, perché avevo 2 ragazze mie che passavano qui, Elena e la sorella. E Diana, ma se io devo andare qui alle 8 di sera quando comincia a far buio, non faccio questa strada qui, salgo dal ponte sul pedonale, cioè, ma qui accorcio me la strada, sì, però qui dietro è quello dove dovrebbe essere il potenziale vittima, potresti trovarti qualcuno del dato, potresti, e se strilli da lì con le macchine che passano è difficile che qualcuno ti senta, sei al coperto, perciò questo è quello che noi maggiormente vogliamo darvi come messaggio.
Poi, al di là dei corsi che noi siamo qui, ripetiamo gratuitamente questo perché ci fa piacere, al di là che vedete i corsi, che ci fa piacere anche che lo fate una volta ogni tanto, che siate presenti, perché comunque se vi è piaciuto la prossima volta magari portate un'amica, perché sono cose che anche se lo faccio sicuramente, se lo faccio una volta ogni tanto, non creo quell'istintività che di avere una reazione. Però ho avuto delle informazioni. Sto in macchina, penso che loro ve l'hanno detto, le metto le sicure, sì, ma beh, ma tanto sono le 2 del pomeriggio, la metto solo le sera. Sto sulla che sto a Procolombo, sul lungomare d'inverno, ma se ne entra uno non ci fa manco caso, perché se entra uno velocemente in macchina, può pensare quello dietro, che è uno che conoscete, entra in macchina, monta il coltello, parti, parti, e quello non capisce che è un'aggressione, non chiama nessuno, perciò alcune volte siamo da soli. La prevenzione è importantissima, soltanto questo è il messaggio poi che alla fine vogliamo dare. Io ringrazio Gianmarco Alessandro, no, perché lo facciamo gratuitamente, ci mettono tanta passione, non sono pagati per fare questo, come non siamo pagati noi, abbiamo la location, fortunatamente non paghiamo la location, però devo dire che loro sono sempre disponibili in tutto, specialmente in questi eventi che non è il primo che facciamo, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, 2 anni fa, e sono importanti, perciò personalmente vi ringrazio. Grazie a voi per aver partecipato, spero che vi sia piaciuto e che la prossima volta che sia utile soprattutto, non piaciuto perché è piacere. Se volevamo fare tecniche da film e farvi innamorare delle tecniche, ce l'abbiamo a bizzeffa. Noi facciamo ciò che realmente funziona in mezzo alla strada, questa è una cosa che ha detto Alessandro pure prima. Perciò spero che sì, abbiate trovato interessante e soprattutto utile. E che la prossima volta che lo facciamo, magari ci portate qualsiasi altra persona semplicemente a guardare, perché più diffondiamo questa cosa qui, specialmente in questi giorni che abbiamo sentito parlare di questo famoso Gio Cappuccio e compagnia bella. Cioè, beh, una donna di 70 anni che fa? Io ho mia madre, dico, mamma, quando torni a casa, non passare nei giardinetti. Mamma, quando torni a casa, attenzione se ti cammina qualcuno dietro. Mia madre c'ha 75 anni, che fa? Cravo, no. Mette in atto quella che è la sua difesa personale, non fa più correre perché è anziana, non si potrà difendere perché è anziana, fa solo tanta prevenzione. Questo già è un punto a favore, sicuramente. Grazie a tutti. Prevenzione prima. Quindi ero da sola, correvo da sola nel parco, da sola con le paziente, non facevo attenzione agli spugli, non facevo attenzione a quello che mi stava circondando in quel momento. Insomma, sicuramente c'è un errore. Potrebbe anche non esserci un errore, potrebbe esserci stata già una violenza prima, potrebbe siamo in una casa, una festa, uno riprende, una mossa in una stanza. Sono tante. Violenza aperta, siamo qui del tempo. Discorso importante. Sulla prevenzione, i livelli di allerta, non dobbiamo, i livelli di allerta sono una piramide dei colori, si chiama la piramide dei colori dell'allerta, sono le varie condizioni psicologiche, sono tutte le reazioni fisiologiche che ha il corpo umano in fase di combattimento, dalla situazione bianca, gialla, arancione, rossa e nera. Ok, la situazione bianca è quando io sono a casa, sono completamente rilassato, sdraiato in letto, posso permettermi di essere in situazione bianca. Cuffie, rilassato, non so che cosa mi supporta. Situazione Charles è la condizione dove noi dovremmo sempre circolare per strada. Cioè gialla significa che non sono completamente assorto nei miei pensieri, sono tranquillo, non c'è una minaccia specifica, ma sono in attenzione tra virgolette, quindi mi accorgo se davanti a me arrivano delle persone, mi accorgo se Gianmarco arriva davanti a me con una mano in tasca. Mi accorgo se sono seguito, mi accorgo se qualcuno mi segue, mi sono guidando, mi accorgo se c'è un pericolo, ma sono in una condizione giallo. Okay? Quindi sono consapevole dell'ambiente che mi circonda. So che lì c'è una vetta, so che lì c'è una bottiglia, so che lì c'è un bicchiere, sto dentro un locale, sto seguito con gli amici, però so che là c'è un cerchio di sicurezza, so che là c'è un altro cerchio di sicurezza. Questo. Situazione arancione. La situazione gialla diventa arancione quando c'è una minaccia determinata. Okay. Significa che siamo in quello locale, io ero in situazione gialla, ho litigato con lui, c'è un battibecco, lui sta a tavolo là con gli amici suoi, io sono in arancione perché sono attenzionato a lui, sto guardando lui, guardo come si muove, come si comporta, dove mette le mani, se si avvicina con qualcosa a mano, se si avvicina e non vedo una mano, sono in situazione arancione. Rossa e nera a seconda delle fasi di combattimento. In queste varie fasi noi avremo delle reazioni fisiologiche che non possiamo controllare. Visione a tunnel significa che io
se sto litigando e sto combattendo con lui, che lui mi sta pugnalando, io tutto, se non sono una persona addestrata, se non sono una persona che costantemente sottoposta a un tipo di addestramento particolare, tutto quello che capita ai lati io non lo vedo, ho una visione a tunnel, una visione rettile, vedo solo lui, ho un'esclusione uditiva. Ci sono casi dove gli scontri a fuoco, gli spara, non sente, non sente il botto della propria arma, perché c'è l'esclusione uditiva, perché tutti i sensi si concentrano su di lui, c'è una perdita di sangue dalle parti periferiche del corpo alle parti centrali. Perché questo? Perché poi ricomincia a sanguinare nello scontro, perché mi rilassa, il sangue riesce, perché il sangue va via dalle zone periferiche del corpo per proteggere gli organi interni. Quindi che significa? Significa che in una situazione di combattimento dove c'è dentro la mia vita, io i movimenti fini, quindi quelli più complicati, posso avere difficoltà a farli, che siano cercare una penna tattica, che siano cambiare un caricatore dell'arma, che siano trovare un coltello, trovare un strumento di difesa, i movimenti fini hanno difficoltà a farli, ok? Con tutto il resto rilascio vescicale, quindi mi faccio la vita addosso, è normale. Arriviamo a terra, stupro, siamo in questa condizione, l'uomo è dentro di me, è dentro di me nel senso come in questo momento non c'è ancora l'atto sessuale, lui è posizionato in una posizione interna rispetto alla mia, all'esterno, arriva all'atto sessuale, ok? Allora qui devo capire io che il momento migliore per difendermi è quando comunque lui si sbottona perché ho una mano impegnata. Due scelte, sempre, l'ho detto all'inizio, come in tutte le violenze sessuali, ho due possibilità qui, non ne esiste una terza, o subisco la violenza o provo a difendermi, non esiste una terza alternativa, o venite stuprate e probabilmente picchiate o vi difendete. Probabilmente sarete picchiate, probabilmente uscirete con dei traumi, probabilmente con un ematoma, con un naso rotto, con quello che volete, ma non sarete stuprate. Quindi nel momento in cui arrivo qui la difesa è estrema, perché sto difendendo la mia vita, perché non so se lui dopo che mi ha stuprato mi vuole dare una costellata e mi vuole ammazzare. Allora, da qua stessa cosa, prima cosa che faccio, lo allontano, ok, un minimo. Quanto serve per darmi un minimo di spazio? La allontano spingendone la gola contemporaneamente e non successivamente. Contemporaneamente a questo io mi muovo in questo modo, quindi da un lato con le gambe, una gamba a protezione alta, non bassa, per evitare che lui mi cada addosso, e un'altra gamba qui, ok? Quindi da qui a letto un minimo, in modo tale che lui stacchi un pochino, contemporaneamente faccio questo movimento. Da qui, con tutta la forza che ho, qui ancora lui non ha preso colpi, non è stato colpito, è sempre violento, è probabilmente in questo momento più violento e incavolato di prima, perché io mi sto difendendo. Qui veloce, uno, e vado via. Mi cade sulla gamba, non mi interessa. Mi cade sulla gamba, sto qua, occhi, colpisco, se vado via, devo difendere in qualche modo. Rallentatore, da qua, uno, forte, qua va bene anche l'occhio, è uguale, adesso sto facendo la gola, l'importante è creare lo stacco. Uno, da qui, due, questa serve solo a protezione, qui con tutta la forza che ho, scaccio, tre, va giù, bene, nelle costole, qui di punta, costole fluttuanti, le costole si rompono, entrano nel polmone, bam! Mi alzo e vado via, quando mi alzo e vado via, sembra una stupidaggine, non mi alzo e vado via così, no. Mi alzo e vado via guardando sempre la minaccia, da qua, mi alzo, voglio essere ancora più cattivo? Da qua, ginocchio, mi alzo, ok? Ok.
Alice quando vuole si difende. Tieni. Anche se ti casco sopra, rallentatore, sto qua, ok, lei deve, aspetta un attimo, lei deve trovare un momento per difendersi, che il momento migliore per lei per difendersi è quando io faccio questo, sto così perché ho la mano impegnata, mi sbottono, sto così, lei si, ok, vai, brava, vai, ok, se io ti casco sopra qua, è uguale, lei ha le mani, brava, e l'altra gamba libera, e va via. Okay.